ricerca, di fiscalità, di interventi come annunciati più ampi sul costo del lavoro. La produttività è un tema importante per il nostro Paese che si affronta in questa maniera anche per recuperare in un processo di globalizzazione importante come quello che stiamo vivendo, quella competitività globale del nostro Paese che è sempre stato vanto della nostra economia e capacità di inserimento del manifatturiero italiano nell'economia mondiale. Da questo punto di vista, le sue parole in termini di investimenti e di politiche ci rassicurano. Concludo, Presidente, invitiamo il Governo a proseguire su questa strada che solo può dare i vantaggi al nostro Paese in termini di lavoro e occupazione che ci attendiamo prossimamente. La ringrazio. Adesso passiamo all'interrogazione numero 32477 dei deputati Pratavera ed altri concernente tempi e modalità relativi all'adozione del decreto attuativo del fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti previsto dalla legge di stabilità per il 2016. Il deputato Matteo Bragantini ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario. Prego. Signor Ministro, con la legge di stabilità per il 2016 si introduce uno speciale strumento di tutela delle piccole e medie imprese vittime di mancati pagamenti da parte di altre aziende debitrici. Il fondo in particolare sarà destinato alle aziende vittime di mancati pagamenti che hanno intrapreso la via giudiziaria con un atto di denuncia per reati di truffa aggravata, insolvenza fraudolenta, estorsione, false comunicazioni sociali a danno dei creditori o reati similari. Ad oggi il decreto attuativo non è ancora stato emanato. Di conseguenza l'istituzione del fondo e la sua operatività rimangono lettera morta, vanificando in tal modo le speranze di tutte quelle imprese che avevano intravisto nell'istituzione del fondo uno strumento di sostegno economico in situazione di mancata riscossione dei crediti. Quali iniziative urgenti il Ministro interrogato abbia intenzione di assumere al fine dell'adozione del decreto attuativo del Fondo per il credito delle aziende vittime di mancati pagamenti, al fine di dare speranza a tutte quelle piccole e medie imprese che, pagando lo scotto di una pesantissima recessione economica, hanno necessità di sentirsi sostenute